Allora, partiamo da Elia, da Cristian Elia. Allora, Cristian Elia, beh, reporter, giornalista, ha lavorato per non so quante testate, attualmente è direttore di Q-Code Magazine, che vi consiglio di andare a cercare in rete perché è veramente informazione. Penso che sia stato in tutte le zone cosiddette calde del mondo e ha visto quasi tutte le guerre, purtroppo, e adesso poi ci confermerà se sono tutte uguali o se ci sono delle differenze. Quindi lascerei proprio a lui raccontare un po' queste sue esperienze dirette, perché poi è la cosa più interessante, e poi lo stuzzicherò su alcuni argomenti che sono poi quelli che ci riguardano, no? Anche nella nostra costruzione della pace che possiamo operare tutti i giorni nel nostro piccolo. Allora, raccontaci un po' la tua esperienza diretta da giornalista sulle zone di guerra. Grazie, buonasera a tutti. E io ho cominciato sono di Bari, ho cominciato nel 97 quando avevo 21 anni e perché, come dire, siamo spesso abituati a pensare come alle guerre come qualcosa di molto lontano da noi. Ecco, nel mio caso, rispetto a quello che ti può passare per la testa, quello che ti può interessare fare a 20 anni, all'improvviso la mia città si trovò a poche ore di traghetto da un altro mondo, un mondo che stava collassando in una guerra civile all'epoca. Poi è venuto il Kosovo e poi non ho più avuto il coraggio di smettere, nel senso che il coraggio vero è quello che ti permette di continuare a fare un certo tipo di lavoro, fare il tuo lavoro e riuscire a farlo con il distacco professionale che probabilmente è anche necessario. Io purtroppo non riesco a farlo così, cioè quando non sentirò più il dramma delle storie che ho incontrato, che ho raccontato come potenzialmente anche mio, come l'idea che quella donna che mi racconta di suo figlio potrebbe essere mia madre, come quella potrebbe essere mia sorella e così via, probabilmente cambierò mestiere. Io mi occupo di Medio Oriente, di Balcani e l'ho fatto per tanti anni con il giornale di Emergency e con tanti altri giornali italiani da Firenze e poi un collettivo di gente che ama questo mestiere, che tenta di farlo in una certa maniera, ha fondato Q-Code, siamo un centinaio più o meno fra giornalisti, fotografi, videomaker, e l'idea che ci preme è quella di tentare di tenere questa barchetta dell'indifferenza che vediamo allontanarsi sempre di più dal racconto di quello che succede nel mondo, un po', no? Un po' con ostinata disperazione, tentare di tenere ancorata la gente all'informazione, a fargli sapere quello che succede in questi posti, che non sono lontani per niente, perché uno può fare due cose nella vita, può andare a prendere un treno a Milano, questo accadeva fino a 2 mesi fa, e vedere una famiglia intera che si stringe sul predellino della stazione, fai finta di niente, tiri dritto e vai a prendere il tuo treno. Oppure ti fermi e ci parli e capisci che la guerra prima o poi arriva anche qua. E parli con le familiari delle vittime di un attentato e ti rendi conto che dietro quell'evento c'è una lunga storia, c'è una storia che parte da lontano e c'è una storia che ci riguarda. Sei all'aeroporto di Cagliari, stai per prendere il tuo volo per Milano e accanto a te stanno caricando le bombe che noi vendiamo all'Arabia Saudita e che l'Arabia Saudita usa per bombardare lo Yemen. E allora come facciamo a dire che non ci riguarda? Arriva la guerra, arriva in certe zone del mondo e ci arriva con un'arma fabbricata in Italia, che il nostro governo ha venduto a Gheddafi quando Gheddafi era un partner affidabile, collassando la Libia. Queste armi hanno invaso tutta l'Africa, dopo lo vedremo che ho portato una mappa di tutti questi conflitti che non c'erano, Burkina Faso, il Mali, tutti i paesi dei quali oggi ci troviamo a parlare, oggi ci troviamo a raccontare morte e disperazione, ma che erano tranquilli fino al 2011, perché oggettivamente la destabilizzazione di questi ultimi 5 anni si somma a quella degli ultimi 15 anni di questa benedetta, maledetta guerra al terrorismo, di cui sostanzialmente a cui si riferisce un po' questo lavoro e le parole di Terzani, che io lavorando per Emergency ho avuto la fortuna di incontrare.
Ecco, di fronte all'esperienza che fai, alla storia che incontri, ti senti in debito. Cioè sai che c'è tanta gente che si fida, che continua a credere che il tuo racconto genererà indignazione, genererà attenzione. E tu tante volte ti senti davvero in imbarazzo, perché dentro di te tu lo sai che non è così scontato che la storia che tu mi racconti con disperazione, tu mi fai vedere il corpo di tuo figlio, e io non lo so se riesco quando torno, magari io ci metto un mese a lavorarmela anche umanamente, no? E però dentro di te è la frustrazione di sapere che non è detto che a qualcuno interesserà. Magari chiami un caporedattore, gli proponi il tuo reportage e ti senti dire che sotto i 100 morti certi paesi non interessano, piuttosto che ancora la guerra in Iraq, ancora la guerra in Afghanistan. E alla fine abbiamo deciso di farcelo da soli in giornale, abbiamo deciso di fare questo contenitore di narrazioni, abbiamo deciso di sfruttare quello che il nostro tempo ci offre, cioè l'idea che c'è tanta gente che è anche stanca di essere raccontata con i nostri occhiali e che ha voglia di raccontarsi, allora gli diamo uno spazio nel quale tradurre i loro contenuti, perché il mondo è pieno di bravissimi giornalisti africani e medio orientali e quant'altro, basta creare una bella connessione, e questo faccio. Ecco, diciamo che subito ho messo l'accento sulla comunicazione. La comunicazione storicamente, l'uso delle parole, è stato usato come arma, come strategia di guerra, l'hai già anticipato, ma la comunicazione che noi riceviamo quotidianamente, diciamo quella istituzionale, quella più normale, più comune, sta preparando un terreno per giustificare poi la guerra quando arriverà veramente? Noi ci abbiamo alle porte, ma quando arriverà veramente in casa nostra, secondo te c'è una strategia nell'uso di certe parole, certi titoli, certi tagli che vengono date le notizie, e noi come possiamo fare per tutelarci, per capire veramente dove sta la verità? Io credo che sicuramente c'è stato un cambiamento epocale in questo senso con le Torri Gemelle. Vi faccio un esempio molto pratico. Il giornalismo cosiddetto embedded, cioè che significa il giornalista che va in un paese al seguito delle truppe e quindi racconta quello che vede, non è necessariamente sbagliato in quanto tale. Perché se cominci a non vedere come umane tutti gli attori in campo in un conflitto, stai già prendendo una posizione, stai già perdendo tu dei pezzi di quel racconto. Lì perché lo puoi fare con la tua dignità, con la schiena dritta, e puoi dire quello che vedi. Il mondo è pieno di corrispondenze di altissimo livello fatte da giornalisti al seguito delle truppe. Vietnam, per tutti quelli che hanno cominciato a sognare di fare questo mestiere, ha delle cronache straordinarie, no? Ecco, il 2001 segna purtroppo una pagina veramente nera per chi fa il mio mestiere, perché a un certo punto è come se ci fosse stato chiesto di arruolarci, o sei con noi, o sei col bene, o sei col male. E allora c'è stato tutto uno svuotamento di significato di alcune parole e una mutazione di senso che, martellando furiosamente, alla fine è diventato normale. E oggi anche chi non si occupa di guerra sa cosa vuol dire la parola effetti collaterali. E è molto facile, basta guardare le cifre che Cecilia meglio di me vi potrà raccontare, per capire che in guerra il civile non è l'incidente del percorso, in guerra il civile è l'obiettivo. E l'obiettivo, la strage di Srebrenica, quando sono andato a raccontare al ventennale la strage di Srebrenica, tutte le famiglie mi raccontavano che era da mesi che loro sapevano che negli accordi futuri quella zona sarebbe stata una zona importante e bisognava pulirla etnicamente. Pensate, già all'uso della parola pulizia etnica, no? Sembra quasi un termine positivo, sembra quasi mettere ordine lì dove c'è disordine, è ovviamente una strage di massa, per cui è un crimine di guerra. Pensate alla madre di tutte le parole, il terrorismo. Questa è diventata una guerra al terrorismo. Ora io vi invito tutti, provate a immaginare, chiudete gli occhi, il giornale, qualunque giornale, del 14 novembre, dopo la strage del Bataclan, in edicola, sul web, quel che è.
Beh, il concetto era atto di guerra. Se voi prendete i giornali del 12 settembre 2001, il titolo è atto di guerra. È ovvio che partendo dall'idea di un atto di guerra si riconsegna a tutta una memoria collettiva il concetto del vecchio ambasciatore in feduca che arrivava a consegnare la dichiarazione di guerra all'altro Stato. E questo generava una serie di necessità che vanno dallo stato di emergenza ad allargare i poteri, a comprimere lo spazio dei diritti civili e così via. E tu, è come se la tua mente lo recepisse come un riflesso pavloviano, non ti devo neanche convincere, atto di guerra, qualcuno ci ha dichiarato guerra, dobbiamo reagire. Basterebbe la ragionevolezza del buon padre di famiglia, quella che si cita sempre in diritto privato, no? Beh, la ragionevolezza del buon padre di famiglia cosa dice? Un atto criminale, scellerato e orribile di 20 persone deve portare alla cattura, al processo e alla punizione di quelle 20 persone. Quell'atto va prevenuto con azioni di intelligence, di polizia, non dell'esercito. E se qualcosa ci ha insegnato questa benedetta guerra al terrorismo, è che se qualcuno ha vinto il terrorismo, perché a settembre saranno 15 anni, e noi oggi abbiamo un mondo con più conflitti, abbiamo un mondo con più attentati, abbiamo un mondo con formazioni radicali che sono più numerose di quanto fossero nel 2001. E allora se c'è stata la guerra l'abbiamo persa, e forse sarebbe il caso di dirlo. Io personalmente sono stato male 3 giorni, perché l'Iraq l'ho raccontato, quella guerra l'ho vissuta, continua a vivere. Ci torneremo a fine marzo in Iraq, e lì per me ci sono famiglie, ci sono storie, ci sono persone che ho conosciute. E oggi sentire il primo ministro dell'epoca inglese, Tony Blair, dire ci siamo sbagliati, è inaccettabile per ciascuno di noi che ha contribuito col suo consenso, con le sue tasse o perlomeno con la sua perplessità di fronte a una sorta di chiamata nazionale, col suo dubbio, ciascuno di noi avrebbe diritto a un risarcimento fisico, di scuse. Io Blair non... Fossi stato in Blair non l'avrei neanche detto, è stato peggio dirlo. C'è questa vignetta stupida che girerete, ma che è molto importante, l'ho vista anche a casa di amici arabi, che c'è Tony Blair che dice abbiamo ammazzato milioni di persone, ci siamo sbagliati, il sottoscritto capita Tony, non ti preoccupare, a chi non è mai capitato nella vita. È inaccettabile. Eppure l'abbiamo, cioè, ci siamo fatti convincere che la guerra in Kosovo nel 99 si chiamava intervento umanitario. No, l'intervento umanitario si fa portando le sale operatorie, si fa portando le scuole, si fa portando materiale sanitario, non si fa bombardando, perché quell'odio genererà odio, perché chi perde la famiglia sotto un bombardamento non ha alcun interesse a stare a sentire la tua versione, perché la sua versione è sempre quella. Avete visto quelle immagini, no? Quando si vede quell'arma ripresa da così vicino che spara, quella è un'arma vera. È una cosa bella, vedo tanti ragazzi qui. Il 90% dei videogiochi di guerra che ci sono oggi hanno sempre quel punto di vista, no? Sembrava un videogioco, sei sempre dietro la parte del calcio. Ma io inventerei un videogioco in cui per una volta sei quello che sta davanti al fucile. Questo ci cambierebbe completamente il punto di vista, perché non c'è niente di bello a stare dall'altra parte, ma proprio niente. E lì nessuna spiegazione a più cittadinanza, perché c'è solo la cittadinanza del dolore, c'è solo un figlio da seppellire, c'è solo una casa distrutta. E se noi pensavamo o ci siamo illusi di costruire sicurezza, e torniamo alle parole, democrazia, prevenzione, come? Creando un nuovo odio? Beh, ci siamo sbagliati, come Tony Blair. Mentre parlavi, allora, uno riferimento che hai fatto al cambio proprio, io direi quasi di un'etica della guerra sviluppata, perché è veramente una contraddizione in termini, però in un'epoca passata la guerra era veramente il fronte, due eserciti, dei soldati che si confrontavano. Adesso purtroppo c'è stato questo cambio che è agghiacciante, che anche ad esempio i bambini che sono vittime di guerra sono usati sistematicamente, cioè si uccidono i bambini non per sbaglio, non nel fuoco amico che si è sbagliato un attimo e è stato per un attimo nemico, ma sistematicamente, no? Dici, le mine, giocattoli, i famosi pappagallini verdi di cui parlava
tuo papà, mi ricordo un discorso, cioè quando ha visto la prima volta e ha curato la prima volta i bambini devastati dalle mine, da questi strumenti di sterminio, fatti proprio per non uccidere completamente, ma mutilare, devastare per andare a colpire la famiglia, eccetera. Quindi c'è stato un cambio di etica della guerra, cioè la guerra è diventata peggiore, quindi anche noi, nel senso che se è possibile, è peggiorato il modo di fare la guerra in questi ultimi anni? Secondo me sì, nel senso che la guerra non è mai stata un buon affare, è una bella storia, però è oggettivo che l'ultimo, quello che viene chiamato il secolo breve, che quindi più o meno dobbiamo immaginare dalla prima guerra mondiale in poi, dal punto di vista del target del conflitto cambia profondamente. Perché? Da un lato il primo cambiamento è quello che avviene con la seconda guerra mondiale, che è probabilmente l'ultimo conflitto che si conclude con un accordo di pace. Da lì in poi la guerra diventa, come si suol dire, asimmetrica. Cioè noi oggi abbiamo situazioni di conflitto in zone che vengono chiamate stateless, cioè senza nessuna autorità. E voi immaginate quanto questo è drammatico, perché ovviamente oggi non c'è un riferimento siriano con cui fare l'accordo di pace. Oggi non c'è un accordo, non c'è in Somalia un'autorità riconosciuta, sentita dalla popolazione come tale. Questo è come dire che porta la soluzione al conflitto sine die. Dal punto di vista pratico, dal punto di vista etico, come dicevi tu, è l'idea che peraltro viene a un italiano che si chiama Giulio Due, che scrive questo manuale sul dominio dell'aria. Giulio Due sostanzialmente cosa succede? Succede che nella prima guerra mondiale quell'equilibrio che non si riusciva più, no? Ormai le grandi potenze avevano più o meno uno stesso stabile livello di armamenti, continuavano a massacrarsi in trincea e nessuna parte riusciva a prevalere sull'altra. Questo adorabile signore teorizza l'idea che l'uso dell'aviazione, di rompere dell'aviazione nei conflitti, poteva determinare un equilibrio fondamentale. Tu non devi pensare di poter solo uccidere il soldato al fronte, tu devi tendenzialmente farlo vivere nel terrore che puoi uccidere la sua famiglia a casa sua. E quindi i grandi conflitti arrivano nei centri abitati. Ora, mi sono sentito dire a volte, parlando con dei militari, che anche Troia è bruciata. Sì, anche Troia è bruciata, sicuramente. Ma il concetto dell'avere, come vi dicevo prima, il civile come obiettivo e non come incidente è fondamentale. Perché si citavano le mine, voi pensate alle mine. Tu puoi ammazzare un tot di persone, ne puoi imprigionare delle altre, ma una mina è qualcosa che porta via a un paese, anche il futuro, perché di quelle persone, soprattutto in contesti poveri, ti dovrai occupare e quella persona non potrà lavorare e qualcuno della famiglia se ne dovrà occupare. Questo crea un'economia della disperazione, una diseconomia della disperazione, che quel paese non l'ha ucciso solo in quel conflitto, l'ha ucciso per due, tre generazioni successive, anche perché la mina è lì. A me è capitato in Kurdistan di incontrare ancora oggi mine di fabbricazione italiana, ma parliamo di mine che stanno lì da 20 anni e sono lì, si spostano. La Bosnia, siamo ancora dopo più di 20 anni dalla fine del conflitto, ci sono intere zone dove le stanno ancora cercando, perché si spostano, ci sono le frane, ci sono le piogge, ci sono le alluvioni. Quindi sì, se ti va bene la mappa di dove sono state posate le mine la trovi pure, ma bisogna vedere se la mina ti ha aspettato. È questo che è cambiato. Non posso dire che esistesse un'etica, sicuramente esisteva un diritto, come dire, quasi consuetudinario delle abitudini degli stati di dichiararsi guerra e quindi di far la pace, di scambiarsi un territorio dove appunto non è che la popolazione era felice di essere magari presa e portata via, ma oggettivamente sapevi che a un certo punto tutto questo dolore finiva. Ecco, oggi il dramma è quello, gli obiettivi sono i civili e soprattutto quel dolore rischia di non finire mai. Giustamente Cristian diceva, è inutile parlare di guerre umanitarie e poi magari facciamo un gioco, passatemi il termine, su queste parole assurde che ci propinano a proposito della guerra e di queste missioni. Però diceva, le cose umanitarie sono portare ospedali, portare del bene, non portare guerra
che poi non è diversa dal terrorismo, nel senso che chiedevo a loro a pranzo se mi spiegano la differenza tra guerra e terrorismo, perché io non ho ancora capito, a me sembrano uguali entrambi. Allora passerei a Cecilia, che vorrei che ci raccontasse un po' appunto Emergency, che in tutti i posti più caldi, più drammatici, dove vivono quotidianamente questa guerra, questa disperazione. Che cosa fate? Insomma, lo sappiamo, ma una giornata tipo di Emergency in uno dei tanti centri che voi avete sparsi nel mondo? Ma la giornata tipo è una giornata normale di gente che mettono il proprio lavoro a disposizione di queste esperienze di medicina e diritti umani, per cui non c'è niente di eroico nelle nostre giornate. Ci si sveglia la mattina, si va al lavoro, il chirurgo va a controllare la lista operatoria e poi fa il medical meeting con tutti quanti e poi va in sala operatoria a aspettare i pazienti, l'infermiere va in corsia, l'amministratore va negli uffici, c'è il logista che deve controllare che ci sia la benzina e le cipolle. Veramente sono vite piuttosto normali, solo che le facciamo in posti strani. Li facciamo in posti, sì, anormali rispetto alla vita a cui siamo abituati, e quindi questo può a volte aggiungere complicazioni, ovviamente, perché sei lontano da casa, anche se qualcuno si porta anche in giro la famiglia, ma sono in minoranza, sei lontano da casa, sei in un paese in cui non è tutto così semplice e immediato come sarebbe qui, per cui devi un po' inventarti le soluzioni ai problemi che si pongono giorno dopo giorno. Qui non hai il problema del se metto l'ossigeno sulle ambulanze e poi una pallottola vagante mi colpisce, l'ambulanza esplode, lì ce l'hai, allora devi magari inventarti la custodia antiproiettile per l'ossigeno da mettere sull'ambulanza, piuttosto che devi trovare il modo di sistemare i feriti quando non hai più letti, allora devi una specie di Tetris ospedaliero per cui cominci a spostare le persone da una corsia all'altra e dall'ultima corsia quelli che stanno meglio li metti nella sala giochi e dalla sala giochi quelli che sono meglio li metti fino alla lavanderia. Però insomma, diciamo, questa è una normale, purtroppo è una normale flessibilità del lavoro di tutti i giorni. Le serie condizioni possono cambiare anche molto rapidamente, se in un paese, diciamo, tranquillo dal punto di vista della sicurezza, anche se molto pesante dal punto di vista clinico come la Sierra Leone, arriva Ebola. Devi cambiare la tua giornata tipo per riuscire a rispondere alle mutate condizioni, però ecco, diciamo, non c'è, così come io non credo che ci sia veramente niente di eroico nelle immagini che vedevamo prima. Non credo ci sia niente di eroico in uno che punta il mirino e spara, anche se la guerra ci viene spesso raccontata così, ma magari proprio così, magari proprio con una musica forte, in realtà la guerra non ha quello suono. Come la guerra che sentite voi? Perché a parte questa quotidianità che tu ci racconti come assolutamente normale, come potrebbe essere un qualsiasi ospedale della nostra città, magari proprio così normale non è, però come la guerra che sta da voi, che ci convivete, insomma, quasi fianco a fianco? Ma intanto la guerra non ha questo nome, perché la guerra ha questo nome lì soltanto quando sta nelle cuffie dei soldati che magari si devono caricare per sparare con Mr. Porter. Ricordo che Chicco proprio ha fatto un articolo su che cosa ascoltano i soldati quando sono in guerra. La guerra è un boato da sorda, quindi la guerra tante volte è silenziosa, oppure ha rumore di un pianto ma più spesso di un lamento. Nell'ospedale senti i lamenti di quelli che si sono procurati ferite terribili, ferite che non guariranno mai. Avete toccato un punto importante prima. In guerra si muore, ma il costo vero della guerra non sono solo i morti, sono ancora di più i feriti.
La maggior parte dei nostri pazienti vanno a casa con mutilazioni, con ferite da cui non guariranno mai. Avranno dolore tutta la vita, avranno bisogno di assistenza tutta la vita, spesso non potranno averla, quindi la guerra che per una colonna sonora eccitante è un lamento continuo. Poi la guerra ovviamente ogni tanto è anche e anche però quello più è silenzio, gemiti, o il rumore della vita che cerca di andare avanti, perché poi è ovvio, ci sono 29 milioni di persone questa sera in Afghanistan. Nonostante 15 anni di guerra, vogliono mettere a letto i figli, vogliono andare a controllare l'asino, vogliono andare su Facebook e farsi un sogno per l'anno prossimo. Per cui è un po' la guerra che vediamo noi, noi vediamo l'effetto peggiore della guerra che è i suoi feriti. Vediamo qualche morto, perché ovviamente ci arrivano persone per cui non possiamo fare niente, muoiono in ospedale, ma soprattutto vediamo i feriti. E la cosa veramente drammatica è che ne vediamo sempre di più, perché dopo l'esempio della Venezia è veramente emblematico, l'emergenza si lavora lì dal 1999, e dopo 15 anni di guerra al terrorismo le Nazioni Unite ci dicono che ogni anno aumentano le vittime di guerra. Noi, nei nostri registri ospedalieri, nei ricoveri, dei feriti che vediamo in pronto soccorso, ogni anno abbiamo più feriti dell'anno precedente. Ma ogni anno di più, rispetto a 5 anni fa, siamo al 118% di feriti di guerra in più. 118% in più. Il 31% almeno di 14 anni, 5 anni fa erano il 29, si può dire più o meno, se è lì. Però vuol dire molto bene. Sono 3 almeno di 14 anni e ogni anno vediamo più sfollati, adesso anche in Iraq, dove quindi siamo lì da una vita e mezza e continuiamo ad aumentare le nostre attività per prenderci cura, per l'assistenza sanitaria di base ai sempre più numerosi sfollati della guerra, e vediamo questa cosa qua. Però vediamo anche tutte queste cose, vediamo sono tutte notizie. Vediamo anche belle notizie, perché il lavoro, come lo concepiamo noi, il lavoro clinico, come lo concepiamo noi, che vuol dire costruire ospedali per portare sanità gratuita e assumere persone, significa che tu non curi soltanto un ragazzino, significa che tu assumi un giardiniere, significa che tu formi un anestesista, un chirurgo, significa che tu assumi una donna per diventare ostetrica, significa che gli insegni l'inglese, significa che insegni un mestiere, significa che ogni giorno dai 3 pasti al giorno al tuo staff, ai tuoi pazienti e ai loro parenti che vengono in visita. Significa che tu vai a garantire tanti altri diritti mentre ti stai attrezzando per garantire il diritto alla cura. E questo è il nostro modo di stare in un contesto di guerra, non solo come quelli che rattoppano le ferite, ma come quelli che cercano di costruire un'alternativa. Un'alternativa che nella nostra esperienza passa sempre e solo unicamente attraverso la costruzione dei diritti. Creare un futuro, cioè costruire un futuro, perché poi spesso la guerra porta a zero sia con il dramma, cioè della morte, ma soprattutto con quello che raccontava anche Christian, no? Il fatto di devastare dei territori, distruggere delle famiglie, e poi questa abitudine, questa mancanza di speranza, perché queste guerre sono simili, non vedi la fine, quindi sottrai il futuro, la visione di un possibile futuro mentre le relazioni. E voglio sapere, in tutte queste persone che incontrate, a parte ovviamente l'immediata richiesta di aiuto, lo chiedano veramente con la loro voce o le loro ferite lo chiedano per loro, ma c'è qualcuno che ogni tanto vi chiede il perché di tutto questo, no? Cioè che chiede a voi delle risposte, di spiegarvi, non so, domande relative proprio a quando finirà o perché ci sono queste guerre, perché penso che loro lo vivano con ingiustizia. Sì, intanto ti arrivano domande. Beh, nel 2001, dopo che eravamo già lì da 2 anni, ma nel 2001 l'8 ottobre è cominciata, 7 ottobre è cominciata l'attacco contro l'Afghanistan, e in quell'inverno e quella primavera la gente ti diceva perché? Perché?
Molti dicevano cosa è successo, nel nord della Pennsylvania si diceva che c'è stato un attentato terroristico a New York, e dicevano, qualcuno che mi ha detto, ah sì, ho sentito di quell'incidente a quei palazzoni, ma veramente ed era difficile per la maggior parte della popolazione capire la relazione tra le due cose. Vabbè, poi ti arrivano anche domande. Ricordo una volta nel sud del paese ci avevano chiesto ma come mai nella lotta al narcotraffico, che è uno degli obiettivi poi della guerra per sconfiggere il narcotraffico, mi ricordo questi contadini del sud che chiedevano ma perché quando arrivano i soldati a distruggere i raccolti di oppio arrivano solo quando l'oppio è maturo e lo tagliano, lo mettono sui camion e lo portano via, perché non lo bruciano direttamente qui? Perché non lo tagliano prima che sia abbandonato completamente? E tu, cioè, poi è una domanda molto fatta da ingenui, ma con una saggezza del contadino analfabeta che ha capito che lì c'è qualche cosa che non va, perché altrimenti, però in generale, diciamo, non parliamo tanto di, con i pazienti non si parla tanto di futuro, di politica, si parla magari del loro futuro. Perché ogni giorno, ecco, nella giornata tipo in Afghanistan, ogni giorno devi spiegare a qualcuno che dovrai amputare le gambe, per esempio, le braccia. Cosa che nel caso degli adulti, nel caso degli uomini, è un dramma. La prima cosa che ti dicono è no, allora gli spieghi che non hanno alternative, che deve essere per forza sì, ma quasi tutti i giorni devi spiegare a qualcuno che resiste e che ti dice che non ti dà il permesso di intervento perché io non posso, se mi amputi le gambe io non posso, perché io devo lavorare, perché a casa c'è mia madre, perché mio padre è morto, perché mia moglie ha bisogno di me, perché mio figlio è ancora piccolo e non può lavorare, quindi io devo lavorare. E quindi ovvio, allora devi parlarci, poi spiegarti che non dipende da me. Tutto quello che io posso fare se tu non vuoi l'intervento è aspettare, ma vuol dire che non perderai solo le gambe, perderai anche la vita, partecipare. Poi alla fine sostanzialmente tutti accettano, comprendono e accettano. Però ogni giorno trovi appunto a dover parlare di questo che è un futuro, non è il futuro del paese, è proprio il futuro di ok, ma io poi tra 10 giorni torno a casa e cosa ci sarà? Ed è la cosa per tutto brutta del nostro lavoro, dove finisce il tuo lavoro, dove ti metti un paziente, finisce il tuo lavoro e comincia l'Afghanistan, in un posto in cui sai che non avrà a domicilio il servizio di fisioterapia, non avrà qualcuno che lo segue, non avrà il supporto psicologico, non avrà assolutamente niente e non ci avrà manco in mezzo per mantenere la sua famiglia. Quindi quella è la cosa peggiore di tutto probabilmente. Allora noi cerchiamo anche lì di reagire come possiamo, di rispondere come possiamo, per cui quando assumiamo nei nostri ospedali il personale ausiliario diamo sempre la precedenza alle categorie svantaggiate, che in Afghanistan sono per esempio tantissimi mutilati di guerra, sono le vedove di guerra, possono essere gli alpini in Africa, può essere qualcuno che, oppure succede che magari sappiamo qualcuno del nostro staff muore e sappiamo che era l'unica persona che muore perché è rimasto morto anche lui in un combattimento, muore perché stava guidando l'ambulanza, è sparato, muore perché è successo qualche cosa. Sappiamo che questa persona magari era l'unica fonte di sostentamento della famiglia, allora cerchiamo di assumere un figlio grande per provare a dare, però ecco, di questo che parliamo sostanzialmente con i pazienti. Magari parli di più con i tuoi colleghi nazionali di come vedono il futuro, quest'estate ha chiesto tutti i chirurghi, gli anestesisti afghani, con quelli che sono più amici, tu come lo vedi qua il futuro? E sostanzialmente tutti quanti mi hanno detto, we are hopeless, siamo senza speranza. Fino al 2007 qualcuno, soprattutto nelle città, perché anche lì in parlare di l'Afghanistan non è tutto uguale l'Afghanistan, come Venezia, la frazione di Pavia,
ma almeno nelle grandi città fino al 2007 molti guardavano con speranza, beh, ci sarà ancora guerra, sarà ancora lunga, sarà ancora dura, però poi ci rimarrà qualcosa. E adesso, quando hai uno, due, attentati al giorno nella capitale, quando la gente che nella capitale dovrebbe essere il posto più sicuro di tutti, esci la mattina per andare a lavorare e non sai se ci arrivi e comunque non sai se torni a casa, ecco, sono tutti molto, sono molto preoccupati. Qualcuno, ovviamente dall'Afghanistan, chi può scappa, famiglie investono tutti i loro risparmi per magari cacciare i sedicenne sotto un camion con la speranza che arrivi vivo in Europa per dargli un futuro, perché non lo vedono nel loro paese. Chi un po' non scappa, i nostri colleghi non scappano perché dicono: siamo qua, abbiamo 500 pazienti al mese in ogni ospedale e qualcuno li deve pure operare. Chi può scappa, diceva Cecilia, chi può scappa come può, con i mezzi che riesce a trovare, e poi arriva nel Mediterraneo, spesso zona che tu conosci bene, che hai studiato anche quella. Ci racconta un po' questa situazione, perché spesso sempre anche il mondo dell'informazione è lì, insomma, ha delle responsabilità grosse su come racconta la disperazione di queste persone che arrivano qui, e spesso vengono vendute come lì, insomma, gli invasori terribili, pericolosissimi, la maggior parte di quali sono terroristi, ovviamente. Insomma, ci puoi raccontare un po' tu questa nuova emergenza, neanche una emergenza, questa realtà, purtroppo. Sì, io infatti penso che è un po' come prima il gioco delle parole. Come si può chiamare emergenza un fenomeno che ci riguarda da te? Eppure, hai ragione, i media lo presentano in questa maniera. È un po' l'epoca dell'inverno questa, no? Cioè l'invasione, poi vai a vedere il dato dell'Alto Commissariato per i Rifugiati e vedi che i paesi vecchi che hanno l'invasione si chiamano Somalia, Pakistan, ci sono i paesi limitrofi ovviamente, no? Non ci vuole un genio per capire. E ti raccontano, no? Lo fanno ad altissimo livello, perché anche questo va detto, perché poi non è che è sempre solo il giornalista, perché oggi il ministro degli interni francese ieri si è preso una responsabilità, secondo me, dell'apparire, come dire, da un lato ridicolo per chi ha gli strumenti, per chi ha fatto quel lavoro, per chi ha assistito a uno sbarco, per chi ha fatto un viaggio su queste barche, per chi ha visto di parte. Però è ovvio che tu, nel momento in cui stai per far passare il pacchetto di leggi sulla sicurezza che comporteranno la più grande compressione dei diritti civili dei francesi a memoria della Quinta Repubblica, e ti lanci in questa parabola del Daesh che arriva remando dalla Libia. Ora, Daesh gira su dei bellissimi furgoni bianchi. È una storia che vi consiglio assolutamente, perché secondo me è la madre di tutte le storie. Alcuni, in particolare, c'è questo idraulico, c'è un idraulico del Kentucky. Questo povero Cristo ha venduto in uno slancio patriottico all'esercito americano, quando è scattata l'operazione in Iraq, una serie di vecchi pick-up che non usava più, ha regalato all'esercito americano come forma di supporto a War Troops, no? Vi ricordate? C'erano tanti TG che mostravano come una famiglia americana su due avesse una bandiera su Porta Warthrus e così via. Bene, l'idraulico del Kentucky, molti anni dopo, in un servizio alla ABC, che è l'equivalente della TV di Stato americana, TV pubblica, osserva nella sua casa del Kentucky un servizio su Daesh. Servizio su Daesh, mitragliatore montato sul cassone del pick-up, bandiere nere, barbe. Bene, peccato che sulla serigrafia della portiera ci fosse tipo chiama l'idraulico Jim del Kentucky, questo è il numero di telefono. Lui ha fatto causa allo Stato americano, la storia è vera, la trovate ovunque. Questo che significa? Vi faccio un altro esempio. C'è una partita, è famosa, una partita di pistole, sono Beretta, 9 mm, 21.000. Venne fatto tutta una cerimonia,
impressionante a Baghdad, perché i nostri carabinieri avevano dato la formazione, gli inglesi gli avevano insegnato l'uso dell'arma a piccolo calibro nel confronto ravvicinato, e l'istruttore canadese gli aveva insegnato il giusto puntare la pistola e così via. Quindi truppe irachene, ragazzi iracheni formati nel nuovo esercito iracheno che noi abbiamo contribuito a creare. Questo accadeva più o meno nel 2007. Se vi ricordate, Daesh arriva all'improvviso, no? Mentre chi se ne occupa il suo lavoro magari lo seguiva da molto prima, però diciamo che pubblicamente l'estate 2014 il califfo al-Baghdadi fa il suo proclama, tutti cominciano a parlare di Daesh. Uno dei primi elementi che sconvolge tutti è stato: come? Ma l'esercito iracheno butta via i fucili e scappa? Cioè, Daesh ha conquistato città enormi come Mosul, come se gli austriaci nella prima guerra mondiale fossero arrivati a Venezia senza incontrare resistenza, no? Inimmaginabile. Questi scappavano. Scappavano perché da tanti motivi, privi di coordinamento, privi di addestramento reale e così via. Quindi da un lato scoppia questa grande polemica su: ma tutti questi soldi che abbiamo investito per formarli, in che senso evidentemente non sono serviti a nulla? Cominciano le inchieste, il Washington Post, il giornale che non può essere pubblicato per scarsa serietà, prova a rintracciare queste 21.000 pistole. Bene, l'esercito iracheno è stato in grado di dimostrare dove fossero 1.000 e le altre 20.000 si sono perse. Ecco che capite come alla fine quel genere di affari, quel genere di traffico, Daesh si rifornisce con i reperti archeologici che vende ai ricchi signori a Londra, è per questo che distrugge Palmira, e te lo fa vedere che distrugge Palmira, perché a quel punto il reperto di Palmira al mercato nero vale 35 volte tanto, ti vende il petrolio sotto prezzo, è per quello che quando stiamo andando a fare benzina siamo tutti così contenti e la paghiamo poco. Non ha bisogno di prendere un barcone dove un viaggio su due va male. Non ha bisogno di prendere un barcone rischiando di essere uno dei 30.000 morti che ci sono nel Mediterraneo dalla metà degli anni 80 a oggi. Non ha alcun interesse a farlo, e soprattutto strategicamente capirete che non è geniale. Lì dove hai invece un ragazzo nato, cresciuto in Francia, cittadino francese, che ti dimostra tutto il fallimento del nostro modello integrativo, perché se voi guardate i profili di tutti gli attentatori degli eventi più tragici di questi anni dolorosi, sono tutti cittadini che ci parlano di come noi stessi non siamo riusciti all'interno della nostra società a dare a tutta una serie di personalità un senso di alternativa. L'idea che se arrivi a pensare che l'unico scopo della tua vita è quello di essere ricordato in quattro video patetici in cui straparli della vita futura, io quello che mi preoccupa è che quel ragazzo è venuto a scuola con me, ha giocato a pallone con me, molti di loro sono stati in carcere, perché? Perché spacciavano, perché bevevano, era quello il profilo, è quello il milieu che sta producendo oggi questi disperati, non è Radica. E quando si parlava prima di chi chiedeva a emergersi, ma cosa è successo, no? Ebbè, pensate a Raqqa. Raqqa in questo momento mi viene raccontata come la capitale dello Stato Islamico, che non ha nulla né dello Stato né dell'Islamico. A Raqqa ci sono centinaia di migliaia di civili che sono lì in una cantina, nascosti, perché se escono e non si fanno vedere 5 volte la preghiera vengono uccisi, se vengono sorpresi a fumare vengono uccisi e così via, che vivono chiusi nelle loro cantine terrorizzati. E cosa sperano? Arriverà qualcuno a salvarci? L'Europa dei diritti umani, Robespierre, perché magari non è tanto chiaro da queste parti, ma c'è gente che studia, c'è gente molto in gamba, anche a Raqqa. Si richiuse, arriva una bomba che distrugge la casa, ci la tirata, l'hanno tirata i francesi. Ma vedi che strano modo di venirmi ad aiutare. Quella gente lì, se aveva una speranza, ha perso anche quella. Perché quello che mi sono sentito dire in tutte le piazze delle cosiddette rivolte arabe è che noi vi abbiamo creduto. Perché quando Obama è venuto nel 2009 all'università Al-Azhar del Cairo, se ve la ricordate, cosa gli ha detto? Gli ha detto: è finita l'epoca della democrazia esportata con i cannoni. Meno male. Adesso sta a voi.
sta a voi, vi dovete tirare fuori da questa situazione. E quelli gli hanno creduto e sono andati in piazza disarmati, e sono andati in piazza centinaia di migliaia di ragazzi che per una volta hanno pensato: allora la mia vita non è soltanto o Daesh o un dittatore sanguinario, magari c'è una terza possibilità. E noi che abbiamo fatto? Li abbiamo mollati. Allora, torniamo, come dicevo all'inizio, un po' qui a Chiavari adesso, torniamo qui. Abbandoniamo un attimo il Mediterraneo, tutte le zone di guerra. Perché siamo anche noi, forse non ce ne rendiamo sempre conto, ma vittime di questa guerra. Abbiamo anche delle responsabilità, ma siamo anche un po' vittime di questa cultura della guerra. In un tuo intervento tu parlavi di normalizzazione del conflitto. Cioè, mi viene in mente l'encefalogramma piatto. Puoi spiegare, insomma, questo germe, questo virus che secondo me si sta diffondendo sempre di più, quanto sia pericoloso? Almeno uno si fa un attimo un'autoanalisi e dice: sì, forse anch'io, visto che parliamo anche di medicina, sono affetto da questo virus, devo fare un po' attenzione, qual è l'antidoto per cercare di interrompere questa piaga? L'antidoto è difficile, perché è difficile perché è oggettivo che io vi faccio sempre un esempio. Tutti sappiamo chi era Aylan Kurdi. Conosciamo il suo nome, conosciamo anche la sua stanza. È stato fatto un servizio anche sulla casa di origine. Conosciamo il padre, l'hanno intervistato pure dopo il Bataclan. Noi sappiamo tutto di Aylan Kurdi. Di Aylan Kurdi, ogni giorno sull'isola di Lesbo ce ne sono decine. L'ultimo naufragio è di 2 giorni fa. Decine. Ora, la differenza di base qual è? L'antidoto che può venire dall'alto sarebbe quello della coscienza civica che dovrebbe emanare chi fa il mio mestiere, per cui se io ritengo giusto e corretto rispetto alle vittime del Bataclan dirvi nomi e cognomi, dirvi le loro storie, dirvi i loro sogni, dirvi cosa prova la loro famiglia, dovrei avere la decenza etica di dedicare la stessa attenzione ad ogni vittima. Ma questo non accade. Questo non accade, c'è una rimozione. Quella non è colpa nostra, quella non è colpa di perché non tutti gestiamo i processi di informazione. Però una cosa la possiamo fare. Quando ci viene fatto passare ogni giorno, sempre di più, come normale, una serie di cose, dobbiamo mantenere davvero la soglia minima di decenza di dire no, questo non è normale. Io ho intervistato durante l'operazione Piombo Fuso a Gaza nel 2009 un ragazzo, lui è un colono israeliano, un ragazzo che è venuto dagli Stati Uniti, è andato a vivere in Israele, è un ortodosso ebreo, molto convinto, l'ha fatto per una scelta, è andato a combattere a Gaza. Quando è uscito ha fondato un'associazione che si chiama Breaking the Silence. Breaking the Silence raccoglie testimonianze di soldati israeliani che hanno commesso crimini nei territori occupati e che lo raccontano e che dicono: noi abbiamo fatto questo. E lui mi spiegava, io ero furioso quei giorni, come tutti, perché è quando ti fanno, rispetto a ogni questione, viene tutto portato ad una frazione uno su uno. 2500 morti a Gaza, sì, ma loro tirano i razzi. Non può essere trattato nella stessa maniera. Il principio cardine del patto sociale di ogni Stato civile si basa su un criterio. Il monopolio della forza viene concesso alle forze dello Stato nella misura in cui lo esercita con proporzione. Bene, questo è lo stesso principio del diritto internazionale. Finché noi ci facciamo convincere che in ogni questione di questo dannato mondo tutto è uno su uno, e ci sarà sempre un "e vabbè ma loro", "e vabbè ma loro", no, se noi riusciamo ogni volta a pensare che quella vittima possiamo essere noi, abbiamo tanti strumenti per farlo. E penso a Chiavari, io vi faccio un esempio: mentre noi ragioniamo, il governo italiano viola continuamente la legge 185, quella che ci vieta di vendere armi a paesi in guerra o che non rispettano i diritti umani. Una volta alla fiera delle armi di Brescia un imprenditore mi ha detto: beh, sai, se fosse così non vendo più a nessuno.
ragioniamo sulla riconversione, l'hanno fatto in tanti. Anche nella Ruhr in Germania sembrava che dopo il carbone fosse tutto finito. Andate a visitare la Ruhr, è il posto più bello come attrazione turistica da visitare in Germania. Parliamo di riconversione. C'è un'iniziativa bellissima che si chiama quella dei corpi di difesa di pace. Che significa? Significa formare dei ragazzi professionisti, perché lo spontaneismo ovviamente può generare dei disastri, e in Siria qualcosa è accaduto in questo senso. No, bisogna partire preparati, perché è un mestiere, bisogna partire con organizzazioni che possono garantire la tua sicurezza, perché sono posti pericolosi, non bisogna lanciarsi. Però provate a immaginare se tutti i soldi che spendiamo in formazione di altro tipo lo investiamo nella formazione di personale qualificato per la soluzione pacifica di conflitti. Perché una comunità in una valle sperduta dell'Afghanistan, l'unico italiano che l'ha visto in tuta mimetica e con un fucile mitragliatore. Proviamo a vedere che lo veda con un camice bianco con Emergency o con una penna che gli ha aperto una scuola. Secondo me è meglio. Secondo me è meglio. E queste sono azioni, sono cose che si possono fare qui, perché noi, se non riusciamo a partire dal piccolo nel difendere il diritto, nel praticare il diritto, se non aspetto che sia lo Stato a fare una grande politica di integrazione, ma comincio a integrare la mia classe, comincio a integrare il mio condominio, e alla fine, come dire, diamo totalmente le nostre vite in mano a una serie di interessi dei quali poi non ci possiamo lamentare. Formazione, parola grossa, e no, non solo l'Emergency non è soltanto centri ospedalieri, centri medici, ma fa anche formazione. Parlavamo a tavola nel discorso dei testi, libri di testo che raccontino la storia. Io immagino che qui in sala ci siano anche degli insegnanti, quindi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché insieme al discorso delle parole, dell'uso delle parole, la responsabilità delle parole, direi, per chi lavora con le parole, ma anche per chi, tutti noi usiamo le parole tutti i giorni, quindi serve un invito a avere più responsabilità nell'utilizzo delle parole, c'è quello della formazione, perché a volte la formazione rischia di diventare propaganda, soprattutto in certi paesi, ma anche da noi, magari in maniera più subdola da noi, in altri paesi più smaccatamente, ma Emergency sta avviando anche un lavoro in quest'ambito, no? Un lavoro sul libro di testo, sul racconto della storia, non solo la storia vista da un certo punto di vista, ma vista anche con gli occhi dell'altro. Emergency dalla sua nascita sostanzialmente lavora nelle scuole, andando con i suoi volontari a parlare nelle scuole di ogni ordine e grado per parlare di diritti, di cultura di pace, del lavoro che fa in giro per il mondo. E penso che il lavoro con le scuole sia nato come diretta discendenza del principio con cui è nata l'Emergency, diventare inutili. Come facciamo a fare sì che non ci sia più bisogno di noi? Evidentemente se i diritti umani fossero rispettati e praticati, ogni giorno non ci sarebbe più bisogno di noi. Quindi penso che sia nata, che io ricordi, è nata come diretta conseguenza di questa idea del bene. Lavoriamo con i cittadini di domani, lavoriamo con quelli che domani dovranno, lavoriamo oggi con chi domani dovrà scegliere tra mandare l'esercito in Afghanistan oppure mandarci i pediatri e le biblioteche e i giardini. Ed è veramente straordinario quello che i nostri volontari fanno nelle scuole. Un lavoro che vogliamo sicuramente portare avanti. Noi adesso stiamo lavorando su una grande iniziativa per l'abolizione del lavoro. Mi rendo conto che sia un po' da visionari parlare non di la contrarietà a questo o quella guerra, ma dell'abolizione della guerra. Ma dopo 22 anni di esperienza con Emergency, molti hanno avuto un'esperienza prima anche, siamo convinti che ci si debba provare nell'ambito di questo ragionamento su come si fa ad abolire la guerra, da una parte fondamentale, diciamo, la cultura, in tutte le sue forme,
una parte importante, c'era l'informazione per andare a tappare quei buchi grossi di cui parlavamo prima, che ci impediscono di leggere l'insieme di quello che succede, avere degli strumenti semplici di comunicazione per comprendere, avere degli strumenti un po' più ampi, perché non il racconto del oggi a Racca è successa questa cosa, oppure come si è fatto nel giugno del 2014, oggi è spuntato Daesh, bene, da dove viene, cosa fa, come si sostiene, tutte le cose di cui stavamo parlando prima. Un'altra parte, certo, è, tu hai citato la propaganda. La propaganda in alcuni contesti, la propaganda di guerra in alcuni contesti più evidente, in altri meno evidente, ma c'è. La propaganda è un esempio che leggevo tra l'altro oggi, la propaganda è una sorta, non è qualche cosa che arriva un giorno e fa cambiare idea alle persone, è una sorta di semaforo che a un certo punto può essere acceso e momento di guerra, quando c'è bisogno di avere un nemico, chiaro. È un semaforo che si accende e ti dice questo è il nemico, ma attiva delle credenze che già c'erano, costruisce dal nulla la sete di sangue verso il nemico, attiva qualcosa che già c'è, è il semaforo di qualche cosa, che di un traffico che già c'è. E allora è evidente che se vogliamo lavorare per prevenire la guerra, abolire quella che c'è, prevenire la prossima, bisogna lavorare anche sul traffico che c'è, anche quando non ce ne accorgiamo, soprattutto quando non ce ne accorgiamo, perché sono più pericolose le cose invisibili, e questo traffico è formato da cattiva informazione, da paura, da non conoscenza, da non guardarsi in faccia, da non guardarsi mai in faccia e non sentire mai la storia dell'altro. Noi per tanti anni con il giornale di Emergency di Serbato abbiamo provato a raccontare le storie degli altri. Ti racconto la storia degli altri, questa è la storia di l'afghana che ho ricoverato nel mio ospedale di Kabul, come se fosse la storia di una ragazza che è stata anche volontaria di Emergency, Valeria De Sonesin, che è morta al Bataclan, di cui è stata raccontata giustamente la vita, i sogni, le ambizioni, le speranze, e l'abbiamo sentita vicina. Noi abbiamo provato per tanti anni a fare questo racconto con gli altri, perché noi ci siamo in una posizione privilegiata da questo punto di vista, perché li vede in faccia, sa da che cosa scappano, vede in faccia la signora eritrea che è sbarcata in Italia, l'abbiamo vista col nostro ambulatorio mobile da Siracusa, che lavora a Siracusa per gli sbarchi a Porto di Augusta, abbiamo visto in faccia la signora Andrea che è scappata con 7 nipoti tra i 2 e i 15 anni, e in 2 anni di viaggio sono riusciti ad arrivare tutti. Abbiamo visto in faccia Gora, l'abbiamo visto in faccia prima in Iraq, 10 anni fa, quando erano ferito da mina a cui sono superate 2 protesi, poi l'abbiamo rivisto 10 anni dopo a Bari, proprio di guerra, curata su un'altra nostra struttura mobile. Abbiamo visto in faccia quello che sbarca a 3 anni col panciotto, la donna incinta, abbiamo sentito, abbiamo conosciuto il ragazzo che è arrivato dall'Africa subsahariana e si è trasferito viveva a Novara e lavorava nelle fabbriche, poi quando le fabbriche hanno chiuso è migrato verso il sud Italia per cercare lavoro, si è messo a raccogliere la frutta e la verdura, poi è diventato nostro paziente, poi è diventato nostro mediatore culturale, bravissimo. Allora, quando riesci a vedere queste persone per quello che sono, cioè persone, no stranieri, rifugiati, migranti, l'altro è diverso, quello con la scabbia, quello con la malaria, che non è una malattia contagiosa, cioè, quando riesci a vederli per quello che sono, persone, belli, brutti, buoni, cattivi, petulanti come me o un po' più simpatici, cioè ti cambia tutto, ti cambia, cambia, esatto, cambia quel traffico. E allora nel momento in cui si attiva la propaganda, nel momento in cui si accende il semaforo, è più difficile partire, perché se io ti conosco, mi è più difficile il giorno dopo credere che tu sia uno che sta
molecola che tu sai che è difficile quando si capisce, quando si sa che i famosi quanti erano 35 euro al giorno, era una bufala dei giornali, quei 35 euro li trovi nelle carte di Mafia Capitale, che il pocket money che riceve ogni persona nei centri di accoglienza è 2 euro, 2,50 euro al giorno, diventa molto più difficile credere al semaforo che ti dice, sai che se ti fai fatica ad arrivare alla fine del mese la colpa è di qualche sfigato, cioè, no? E diviene molto più difficile partire. Allora questo è un lavoro, anche questo è un lavoro che si fa tutti i giorni, che si fa qui e che si fa tutti i giorni, perché se aspettiamo che il semaforo sia acceso è già troppo tardi, lì siamo già fregati, lì c'è già qualcuno che è partito, e invece questo è proprio è un lavoro di costruzione, di cultura, di percorsi condivisi, di identità anche se vogliamo. Cristian ha citato il tema dell'identità rispetto a questi, ai giovani attentatori di quest'anno a Parigi, è un tema importante quello dell'identità. L'identità è stata usata per giustificare, per fare il semaforo, per creare dei nemici e per aiutare guerre le più disparate negli ultimi anni. È un semaforo molto potente quello che ha la lucina identità sopra. Allora anche gli stessi genocidi, tanto per usare una parola. Per esempio, come si fa a lavorare su questo? Ci si può lavorare su creando tanti tipi di identità, che è, come dire, rendendoci conto attraverso l'esperienza e la pratica che io sono chiavarese, ma la mia identità non è solo quella. Io sono anche uno che gioca a basket, io sono anche un giovane europeo che sta lottando per un reddito minimo in Europa, sto inventando, sono anche un italiano che vuole il rispetto della legge 185, quindi vado a fare domani uno sposto in procura perché non si vendono per controllare se ha senso vendere o no, è legale o no vendere all'Arabia Saudita. Cioè, ci sono tutta una serie di cose che si possono fare, che non solo si possono fare, che andrebbero fatte, perché altrimenti non riusciremo mai a invertire la ruota. Ragionata, una geografia che non è impariamo le capitali d'Europa ma o del mondo,
ma una geografia critica, una geografia che per esempio magari parte proprio dai confini. Che cosa sono delle invenzioni culturali? Una geografia che ti va una geografia che ti ribalta la prospettiva. La cartografia, secondo me, da questo punto di vista è un'opportunità straordinaria, perché il far vedere ai ragazzi, i ragazzi generalmente sono abituati al planisfero, molti meno al mappamondo. Giocare con le carte per far vedere bene, questa invece è una carta di Peters con le proporzioni corrette. È così grande l'Africa rispetto all'Europa. Per la prima volta che vedo che i ragazzi che hanno preso soltanto il classico planisfero rimangono scioccati, perché non se l'aspettavano, non se l'immaginavano. Oppure se fai una carta che mi piace moltissimo è la carta con al centro del mondo dell'Australia. È una carta rovesciata che è l'Australia e noi siamo diventati il sud del mondo. Allora, ed è secondo me molto interessante far girare i punti di osservazione, la prospettiva, esattamente. Poi c'è anche un altro mappa bellissimo che avevano inventato oggi, c'è una mappa dei 22 paesi che il Regno Unito non ha mai invaso. Sono 22. Claire. Sì. A scendere, appunto, magari. Per cui secondo me è uno strumento importante questo per costruire prospettiva e ovviamente la conoscenza delle culture. Anche noi ogni tanto veramente siamo di un'ignoranza spaventosa, trattiamo tutti i paesi al nostro al di là di chiasso come se fossero la stessa cosa. Damasco non è Kabul, non è la stessa cosa, sono realtà diversissime. E questa appunto che sono la non conoscenza di queste realtà è quello che poi permette al semaforo della propaganda di accendersi in un battovaliere. Beh, sicuramente lo provo, anche io non so immaginarlo come un disegno, però è oggettivo, no? Ora faccio quello figo, ma solo perché me l'hanno detto. Quanti di voi sanno perché il Congo Brazzaville si chiama Brazzaville? Alzate le mani, come a scuola. No, prima un attimo di sospetto. Quante una malazzata sono uno. Io ho fatto anche perché al Festival di Mantova, della letteratura di Mantova, ho incontrato l'autore di un libro splendido che si chiama Congo, che mi ha raccontato questa storia, io non lo sapevo. Il Congo Brazzaville si chiama Brazzaville in onore di tale Giovanni Brazza, mercenario, al quale il re francese ha riconosciuto questo grande onore di dedicargli questa città perché ha tenuto l'unica provincia che è riuscita a salvare dall'imperialismo belga che si è pappato tutto l'altro mondo, no? In un nome di un paese, e loro ancora oggi c'è il passaporto Congo Brazzaville e la città si chiama Brazzaville, ti racconto un mondo. I telegiornali mi buttano lì ultimamente quando arriva l'esperto di Medio Oriente, perché quel libro di Six Figure è saltato. Chi sono Six Figure? Six Figure sono due signori paffutelli, uno ministro del destra di francese, uno ministro del destra di inglese, che si vedono in questa casa di campagna, ci sono delle foto bellissime con questi servizi di pizzo affascinanti. E cosa fanno? Dividono il Medio Oriente, forse mi può aiutare la regia. Cosa sul Medio Oriente, no? L'altra carta, ma in realtà anche questa va bene. Però si vede, no? Se no tracciate da. I confini sono tracciati da un bambino senza fantasia, no? Cioè, guardate questi righelli di questi due anziani. Ancora? Ecco, no? Guardate. Siria, Libano, Siria e Libano non esistono. Quella che loro chiamano oggi Daesh, Daesh cosa ha preso? Ha preso una parte al centro, che è l'Al-Anbar. L'Al-Anbar per loro sono le famiglie che hanno sempre abitato l'Al-Anbar. Nessuno si è mai sentito irachino, siriano. Poi ci hanno lavorato con la Stato-Nazione, con il nazionalismo. Ma è tutto un processo indotto, e studiare la storia ti può aiutare a capire quali sono i processi all'origine di tutto questo. E studiare, dico la geografia sicuramente, ma la mia passione è la storia, no? Perché sempre tornando a quello che possiamo fare, c'è in corso una campagna bellissima che è stata lanciata da un collettivo di scrittori che si chiama Munich, che fanno sempre delle iniziative davvero interessanti. Loro cosa fanno? Arrivano a Bologna e arrivano per esempio in via Cirenaica. Via Cirenaica, tolgono via Cirenaica e scrivono
I soldati italiani, i cilenari, che hanno ucciso tot persone, hanno stuprato tot persone, ne hanno gasate tot persone, hanno messo in un campo di concentramento tot persone. E vedete come suona diverso Cirenaica? E vedete come piazzale Cadorna di Milano, se qualcuno si fermasse un attimo a riflettere sul fatto che il signor Cadorna è un criminale di guerra. Il signor Cadorna è un criminale di guerra. È una persona che ha fatto giustiziare suoi concittadini solo perché esprimevano il dubbio di un'azione completamente inutile, ma che serviva per far vedere gli austriaci che noi c'eravamo ancora. Cominciamo dalla toponomastica. Cominciate a chiedervi, quando arrivate a Roma, perché si chiama Piazzale dei 500? Bene, Piazzale dei 500 lo dice Giova Scena, una grandissima scrittrice, che è italiana come me. Viene da una cultura, ma lei è italiana come me, solo che si è interrogata sulla sua identità, sulla sua storia. E qui Giova ti racconti, questo libro si chiama Roma Negata, tutto quel colonialismo di paesi che si chiamano Somalia e Etiopia e che ancora oggi stragi, crimini di guerra efferati si sono meritati l'onore di piazze, l'onore di monumenti. Ecco, se noi riuscissimo a riflettere sulla nostra storia con degli occhi diversi, con degli occhi critici, il Somalo che oggi ancora vive una situazione disperata per tutta una serie di cause irrisolte che si trascinano da anni, io sono convinto che lo vedremo in modo diverso. Allora, intanto sono tante domande, vado a leggere, qui non è specificato, quindi tutte e due. Riguardo l'identità, spesso si parla di integrazione come un modo di annullare gli usi e costumi dell'altro, trasformandolo in una persona senza identità. Secondo voi, qual sarebbe il nostro compito per non creare mostri senza identità, ad esempio i ragazzi del Bataclan? Domanda semplice, semplice. Magari volete rispondere. No, ma io penso che sia... In parte la risposta è quella di prima, su quindi che cosa dovremmo fare, cominciare a confrontarci con persone che si confrontano con altre persone. E così mi collego anche alla scuola. Da quando ci siamo messi a lavorare su questa pazzesca campagna per l'abolizione della guerra, siamo andati ovviamente a cercare un po' chi ci ha già provato, chi l'ha già teorizzato, chi ci ha già lavorato, per capire un po' quali sono le idee, i percorsi, eccetera. Perché ovviamente un conto è essere convinti, se fossimo tutti convinti, cosa che da capire, che la guerra si può solo abolire, si deve abolire, ma la domanda è come ci arrivo. All'inizio mi ha un po' colpito, ma poi ho capito che non mi deve sorprendere, che tutti quelli che hanno lavorato sul tema far finire la guerra, abolire la guerra, costruire un mondo di pace, tutti, non uno escluso, quelli seri, citano gli strumenti da mettere in campo, lo scambio studentesco, mandare gli studenti in giro per il mondo, farli girare, non farli fermare. E questo è un rapporto, proprio una relazione che si costruisce tra persone, esatto. E io penso sia l'unica, anche perché poi appunto c'è l'identità, c'è anche un po' di presunzione nel nostro, anche sia nel voler integrare a favore della nostra cultura, sia nel voler annullare, c'è anche un po' di presunzione nell'idea che ci sia una tua identità e una mia identità e dobbiamo vedere quali vinci, perché in realtà l'identità non è un computer, no, è una galassia, anche l'identità personale è una galassia, per cui penso semplicemente incontrandosi a tavola e mettendo tutto sul tavolo. Non ho soluzioni particolarmente più efficaci. La tavola è una costruzione. La tavola è sempre un buon punto di partenza. Io ho cominciato oggi, ho intervistato un grande poeta che si chiama Adonis, e Adonis oggi ci diceva alla fine, ma forse domande sono rimasti solo i poeti, no? Perché per il resto tutti si schierano. Ecco, io una domanda che mi sono sempre posto quando andavo in Francia era, e poi è arrivata anche in Italia, perché prima non era
E quando si dice no, quello è un quartiere di immigrati, no, quella è una scuola tendenzialmente per stranieri, il giorno in cui noi saremo capaci di produrre società dove tutti sentano di avere la propria occasione, avremo risolto. A quel punto, se tutti sentono di avere la propria occasione, non sarà neanche più importante se qualcuno crede, se qualcuno crede o qualcuno non crede, se qualcuno crede prende una religione piuttosto che un'altra, se qualcuno ha dei... nessuna forma di discriminazione può avere cittadinanza in una società che offre a tutti le stesse opportunità. Fino a quando questo non accadrà, chi si sente escluso, chi si sente l'ultimo, chi deve aspettare 18 anni per avere una cittadinanza, anche se parla dialetto bresciano, noi non stiamo praticando l'uguaglianza dell'accesso alle risorse dello stesso paese. Quello è per me, continua a essere per me, la chiave di volta, perché lì dove io mi sento, in Italia, in Algeria o in Bulgaria, che ho le stesse chance di tutti quanti, io mi sento italiano, mi sento bulgaro e mi sento algerino, perché sto praticando un diritto di cittadinanza e non più un'identità che a volte è semplicemente una narrazione. Oggi tutti sono super esperti di sunniti e sciiti. I sunniti e sciiti esistono dalla notte dei tempi, hanno convissuto assieme per anni. E quelli che oggi si sparano, fino a ieri si chiamavano iracheni contro gli iraniani, no? È sempre una questione di narrazione. Oggi quelli che fanno la pubblicità lo chiamano storytelling, non è uguale. È quello che io ti insegno. E quando abbiamo convinto, e dico convinto con ironia, gran parte degli sloveni di Trieste a cambiarsi il cognome, quella non è integrazione, quella è una violenza. Perché se io prendo Gaberci, ce lo faccio diventare Gaber a botte di olio d'origine, io non sto facendo integrazione, io sto tentando di assimilare e non ci riesco. Anzi, quindi per me, con tutte le difficoltà che questo comporta, è l'idea che una pianificazione urbana, una pianificazione scolastica deve essere pensata perché tutti abbiano le stesse opportunità. Se qualcuno si sente un cittadino di serie B, ricorriamo al grosso rischio che a un certo punto si smetta di sentirsi cittadino in generale. E questo può portare, in pochissimi casi, certo, ma può portare qualcuno nato e cresciuto, io vi faccio un esempio, uno dei primi foreign fighters, come li chiamano, che è morto in Siria, è un ragazzino nato a Liverpool, è morto con più o meno 22-23 anni e lui compariva, l'ho scritto in un'inchiesta che ho fatto sui foreign fighters, lui compariva in un video della televisione della BBC sul disagio delle persone britanniche. C'era lui e suo fratello, lui era piccolissimo, terrorizzato di fronte a questo giornalista, perché era la classica famiglia dei sobborghi col padre alcolizzato e la madre. E quando quella famiglia smettiamo di pensare che debba avere quel destino perché è nata in quel quartiere, perché è arrivata per ultima in uno stato, ma che ha diritto alle sue pari opportunità, poi se ne può giocare male perché non è che sono tutti buoni, nessuno, neanche noi qui qua dentro, nessuno, le società sono complesse, però dare a tutti pari opportunità toglie di sicuro un sacco di alibi e toglie di sicuro un sacco di strumenti per lì. La guerra ai bambini facendoli passare dal piano fantastico al piano reale senza traumatizzare, ma facendogli cogliere la drammaticità della storia delle persone. Io per non scoprirlo non l'ho fatto, ok, io non sono un esperto di bambini piccoli, non sono un esperto di bambini piccoli, però questo è sempre un bambini più piccoletti, di cui io non sono scordissima, ma ho visto il tuo volontario a scuola, ma il tre volontari di scuola ho visto di emergersi che magari poi vogliono integrare e dire no, noi facciamo, non è facile. Poi anche bisogna
parlare di cultura e quindi cominciare a creare. E i bambini sono molto molto ricettivi su questo, molto molto ricettivi, sì, più degli adulti, perché puoi fare anche viceversa, puoi spiegare le critiche anche viceversa, a partire dal concreto e passo l'ideale. Dopodiché i bambini sono oggi comunque qualsiasi cosa gli raccontino i loro insegnanti o i loro genitori, sono comunque esposti a una brutalità delle immagini che forse 15 anni fa non c'era. Sono esposti anche a una brutalità nei giochi e nei cartoni, per cui magari si compensano le cose. Io 15 anni fa, quando ero piccola, non ero piccoletta 15 anni fa, va bene, ok. 30 anni fa quando ero piccola, anche più di 30 anni fa quando ero piccola. Io non ricordo sinceramente che passasse in televisione una roba che ho visto adesso a Natale con mio figlio piccolo, alle 6 di pomeriggio il TG1, un servizio sull'Arabia Saudita, è una decapitazione. Si vede questo che cala lo spadone sul testo, un altro non si vedeva la testa che rotola, ma tutto il resto si vedeva. Ed è un'esposizione abbastanza forte, soprattutto perché fuori contesto ed è incomprensibile se non viene spiegata. Assumete i videogiochi, ma infatti non è un mistero che ci sia un'interazione tra mondo dei videogiochi e eserciti. Creatori di videogiochi imparano dall'esercito e viceversa per i sistemi d'arma. Io penso che non sia, però per conto non penso che sia mai troppo presto per insegnare ai bambini qualche cosa che ci aiuti a far diventare emergenza inutile. Naturalmente i bambini imparano soprattutto con l'imitazione prima che con le parole, per cui magari appunto cominciare a portarli a questa famosa cena che adesso si sta formando questa progettualità di cena, quindi mangiamo insieme, guardiamoci in faccia, conosciamoci. Ecco, io penso davvero che si possa cominciare così con i bambini, tenendosi lì vicino come nei momenti di crisi e di pericolo per il branco, ci si tiene i cuccioli vicini e insieme si guarda il mondo e insieme se ne parla e i bambini cominciano a comportarsi come ti vedono comportare, per cui tutto quello che ho detto prima. Allora, quindi c'è una domanda per Christian, attenzione, cosa pensa del ruolo della Russia nella scienza? Tutto il male possibile, tutto proprio. Perché? Perché ovviamente non è solo la Russia il problema. In questo momento in Siria, continuo a dirlo, è la differenza ormai da avuta quella normalizzazione dell'orrore, perché non ci fa neanche più caso, ormai da 5 anni, a suo modo è in corso un mini conflitto mondiale. Mai dalla guerra fredda la Russia ha schierato unità d'attacco, unità quindi d'attacco si intende unità operative sul territorio straniero, dalla seconda guerra mondiale, ma in questo momento in Siria combattono libanesi, di Hezbollah, combattono iraniani, combattono russi, combattono americani, combattono britannici, combattono francesi, e in corso una mini guerra mondiale sulla pelle di quella povera gente. Perché dico tutto il male possibile? Lo penso di loro come di tutti quei paesi che hanno visto nel conflitto siriano un nodo gordiano degli equilibri mediorientali. Perché? Perché ovviamente la Siria si trova esattamente, se andiamo avanti, forse sì. Sì, no, era giusta quella di prima. La Siria è lì. Fra il Mediterraneo e le risorse energetiche del Golfo Persico, la Siria è un paese importante, lo è sempre stato. E ha avuto per anni un equilibrio, che quindi la vedeva lì e doveva stare lì, e quindi nessuno si interessava se lasciava Al-Assad, continuava a massacrare la gente, a metterla in carcere, perché serviva in quel momento lì. Poi è diventato un criminale terribile, poi di nuovo è diventato l'unica alternativa possibile
a Daesh. Non è vero, non è mai vero, perché a Damasco io ho cominciato a lavorare con quella che viene chiamata la primavera di Damasco. La primavera di Damasco era un manifesto firmato da più di 500 professori universitari, intellettuali, attivisti, quando è morto il padre di Assad, dittatore ancora più spietato del figlio probabilmente, che chiedevano a lui, giovane, che aveva studiato a Londra con questa moglie moderna, no? Questa immagine, di cambiare. Ecco, a quel punto c'erano tante forze democratiche siriane con le quali si poteva lavorare. La rivoluzione, nei primi mesi della rivoluzione siriana, in piazza ha mandato meccanici, insegnanti, operai, gente che davvero si è convinta di poter cambiare le cose, è scesa disarmata in piazza, noi abbiamo permesso la repressione brutale di questa gente. Poi sono entrati gli interessi e la Russia in questo momento non fa nessuna differenza, ha i suoi interessi. Perché diventa una roba ancora più violenta? Perché è oggettivo che durante l'amministrazione Obama è venuto meno questo ruolo di egemonia statunitense, lì dove gli Stati Uniti a prescindere decidevano e gli altri più o meno si riformavano. Obama, fin dalla sua prima elezione, fin dal suo primo mandato, è stato molto chiaro nel dire che non ci sarebbero stati più interventi diretti. Questo ovviamente cosa ha creato? È come se uno per anni gestisce a modo suo un locale, non facendo intervenire nessun altro, non aprendo a nessuno la possibilità di crescere, di muoversi in una certa maniera, poi dopo aver spaccato tutto se ne va e dice: ragazzi, ora si cambia, io vado via. Certo, vai via perché quella strategia ha creato solo più danni, ma esiste anche una responsabilità politica e morale nel gestirla questa transizione. A quel punto, in quel vuoto, hanno tentato di infilarsi tutti, la Turchia, la Russia, l'Arabia Saudita, l'Iran, che hanno cominciato a farsi guerra fra loro per procura, come si usava la guerra fredda, no? Stati Uniti e Russia la guerra se la andavano a fare in Vietnam. Ecco, Arabia Saudita e Yemen, Iran la guerra se la fanno in Yemen. Questo è inaccettabile e la Russia sta partecipando assolutamente con la sua agenda, come fanno i turchi. I turchi dicono: io bombardo Daesh ma beccano sempre i curdi, perché è un fatto di sfiga, spara a mano. I russi dovrebbero beccare Daesh, beccano sistematicamente quello che ormai resta purtroppo pochissimo del Free Syrian Army, che era appunto quel movimento nato comunque da siriani, invece tutte le altre formazioni ormai sono jihadisti che vengono da tutto il mondo. Io in Siria ho incontrato ceceni, ho incontrato nigeriani. Il vero cuore siriano della rivoluzione ormai è stato annientato. E allora è normale che ognuno sta lavorando alla sua agenda. La Russia non ha nessun interesse di battere Daesh. La Russia ha interesse semplicemente a rafforzare quella striscia di terra che va sulla costa, che sarà il futuro stato dove governerà Assad. Lo sanno tutti, è solo questione di tempo. E quindi come posso pensarne bene? Come posso pensar bene di qualcuno che in questo vuoto di potere in Crimea, in Ucraina, si sta sicuramente provocato, perché anche lì dobbiamo essere onesti, uno dei pilastri della fine della guerra fredda era l'impegno siglato a Reykjavik, ribadito ad Oslo, da Gorbaciov e da Reagan, perché ricorderete quei video, anche le persone che hanno l'età, io no, però ho visto i video su YouTube, no? Uno dei pilastri della guerra fredda era la non ingerenza, si chiamava, quindi una linea sottile psicologica per cui la presenza militare americana non sarebbe dovuta arrivare oltre un certo limes, oltre un certo confine. E prima è stata la Georgia, poi è stata l'Ucraina, e poi è stata la Abkhazia, e poi è stata l'Ossetia. Quindi la Russia come ha reagito? Come può reagire uno come Putin? Con la violenza, con la morte e con la guerra. A questo punto arriviamo a un tale livello di inciviltà diplomatica che non conta neanche più paradossalmente chi ha iniziato. Oggi gran parte dell'Ucraina è distrutta. Oggi la Crimea, la normalizzazione della guerra, noi abbiamo accettato che come nel 1800 la penisola Crimea venisse annessa, come c'è una risico, eppure nessuno più ne parla della Crimea. La Crimea è stata annessa, non è normale, non è giusto, non è accettabile, soprattutto per quel metodo, perché è diverso un referendum democratico in un contesto internazionale con degli osservatori che potessero monitorare la trasparenza delle operazioni.
No, io ero a Istanbul in quel periodo e come in film degli anni 30 ci siamo sentiti dire la mattina dai media che trasmettevano l'esercito russo è arrivato a Sebastopol, sembrava Cavour, mi ricordo quando ho studiato la guerra di Crimea, cioè non è accettabile, eppure l'abbiamo fatto succedere, quindi scusate la lungaggine, ma tutto il male possibile. Adesso passiamo da Cristian a Cecilia e dalla Russia all'Italia arriviamo. Qui c'è una lunga considerazione che dice: alla pace va permesso di esistere facendo e agendo tutti i giorni, così oggi sentire parlare di guerra in Italia sembra qualcosa di lontano. Ma la disuguaglianza, la scarsa attenzione alla scuola, alla salute, la povertà, l'assenza di lavoro sono mattoni tolti alla casa della pace. Qual è la vostra prima? Qual è la vostra esperienza di oggi in Italia? Quali bisogni che vi trovate ad affrontare? Beh, oggi in Italia ci troviamo a disagio. Siamo qui ormai, abbiamo cominciato nel 2006 a lavorare in Italia, e ormai siamo a Palermo, a Marghera, a Napoli, in provincia di Reggio Calabria, a Polissena, a Castelvolturno, a Sassari abbiamo aperto da poche settimane un ambulatorio con lo sportello di orientamento sociosanitario che già avevamo, abbiamo 5 cliniche mobili che girano per l'Italia, una sta a Milano, una sta a Augusta, stanno nelle campagne del sud Italia e ci troviamo problemi legati tanto alla, a partire dalla non conoscenza dei propri diritti, per cui è naturale, visto che il nostro intervento vitale non vuole essere in sostituzione ma in aiuto al sistema sanitario nazionale, è normale che la prima cosa che tu chiedi a un paziente è: perché sei qui da me? Quando è stata l'ultima volta che hai visto un medico? Perché sei venuto da me e non dal tuo medico di base? Perché non ce l'ho? Oppure che cos'è il medico di base? Oppure perché non ho? Quindi davvero un problema di a partire dalla conoscenza del proprio diritto. Poi una serie di difficoltà amministrative, burocratiche, non mi riconoscono il medico di base, perché come mai tuo figlio non ce l'ha? Perché io sono francese, mio marito è eritreo, non si capisce, c'è di tutto, nei problemi amministrativi politici c'è di tutto. Poi c'è chi non, per esempio chi non parla una lingua comune con il medico di base, o non riesce a farsi intendere quando deve prenotare un esame, prenotare una visita. E poi ci sono gli irregolari, che sono comunque una schiacciante minoranza delle persone che ci troviamo a incontrare, che hanno documenti, ha paura a rivolgersi al sistema sanitario perché ha paura di essere denunciato. Ci sono quelli che hanno bisogno di cure dirette, specialistiche. Una su tutte, per gli italiani, l'odontoiatria. Gli italiani, in quasi totalità degli italiani che vengono da noi, vengono a chiederci cure per i denti, protesi dentali, oppure vengono a chiederci una visita oculistica e gli occhiali. Per tutte queste persone noi abbiamo l'orientamento sociosanitario, che appunto è capire qual è il tuo problema, capire sulla base della prima visita e delle difficoltà che tu ci racconti qual è la possibile soluzione per te e aiutarti a trovare una soluzione. E infilarti a forza, se necessario, all'interno del sistema sanitario nazionale e per tutti gli altri fornire cure di base specialistiche che viene attivato a seconda delle necessità. Quindi poi abbiamo un'unità di strada specifica per le prostitute, le lavoratrici del sesso, poi abbiamo un'unità di strada a Bologna che si occupa di marginalità, orientamento sociosanitario e lavoriamo veramente tanto. Le situazioni, per schematizzare le situazioni più, non so se difficili, ma più sicuramente che lasciano me a disagio, citerei uno, l'iperteso o il diabetico italiano che a Castelvolturno si cura il diabete o l'ipertensione fino a che dura la pensione e poi interrompe verso fine mese per ricominciare quando arriva la pensione a fine mese, e fa questo perché nessuno gli aveva mai spiegato che hai diritto all'esenzione per patologia cronica,
non dovresti tirar fuori nemmeno 10 centesimi, però se nessuno te l'ha mai spiegato e ti trovi poi in difficoltà e sei costretto a sospendere le cure quando è finita la pensione, questo è veramente terrificante, anche perché davvero ragazzi con tutti i problemi che c'è in questo paese non siamo l'Afghanistan, non siamo la Repubblica Centrafricana, qua i soldi con 80 milioni di euro di spese militari al giorno, per citare solo la prima roba che mi viene in mente, con 23 miliardi l'anno che se ne vanno solo in corruzione e sprechi nel sistema sanitario, direi che qualche soldino per curare la gente, cioè, per spiegare insomma, agli italiani ipertesi e diabetici che hanno diritto all'esenzione, potranno trovare. Situazioni di vita degli stranieri, soprattutto quelli che abbiamo incontrato, che lavorano nel bracciantato, le vittime del caporalato, situazioni di vita veramente pazzesche. Quest'estate a Foggia, in provincia di Foggia, abbiamo visitato questo ghetto, che si chiama proprio ghetto, anzi si chiama Gran Ghetto, ed è un posto dove è un hub dove d'estate ci sono 2.000-2.500 persone che dormono lì e poi vanno ogni giorno a lavorare in giro. È un posto, una bidonville come io l'ho viste a Djibouti nel Corno d'Africa, una bidonville con il fango per terra, le stradine interne sono di fango e qualche casa è di lamiera, un'altra di cartone a mezzo rudere, e dentro c'è la macelleria in mezzo al fango e c'è quello che vende le ricariche telefoniche sotto la lamiera e c'è il bordello tenuto dalla signora nigeriana ed è una bidonville dove la spazzatura non viene ritirata, cioè circa una bidonville circondata da un muro di spazzatura, un muretto, non per dire tanta spazzatura, per dire un muretto alto così, lungo, fatto di spazzatura che nessuno ritira. E le autorità dei comuni circostanti che si rimpallano tra l'altro questo se sul territorio tuo non è vero se sul territorio tuo dicono che non la ritirano perché quello è un posto che non dovrebbe esistere, quindi non si possono offrire servizi, però esiste da 10 anni e da 10 anni la gente vive circondata da un muretto di spazzatura. Allora anche lì forse come diceva Chicco è una questione di dare, di offrire opportunità, perché non possiamo neanche aspettarci che diventiamo un solo popolo o che queste persone si sentano italiane nel momento in cui vengono in Italia e vengono sfruttate magari dal caporale che è italiano e che quando si fanno male non li porta in ospedale perché sennò finisce lui in guerra perché li fa lavorare in nero. Sfruttati dal camorrista che gestisce il granghetto a cui tutti quanti devono pagare l'affitto a fine mese per vivere nella baracca di lamiera e che poi si sentano di colpo particolarmente italiani o solidali con noi. Questo è un altro aspetto veramente che mi lascia a disagio del lavoro di emergenza in Italia, anche perché ha svelato la mia ignoranza. E io che diciamo, credo di avere più interesse che non la media dei miei coetanei per quello che succede a livello sociale, per cui leggo, studio, cerco, mi informo, ho un sacco di amici che lavorano in questo mondo, in altre organizzazioni che mi raccontano eccetera, ma io che ci fossero in Italia i ghetti o che a Bari nell'area X7 vivessero 200 rifugiati da un anno nelle tende della protezione civile in un capannone industriale pieno di piccioni e con i fornellini a gas, ecco, io nonostante sia una che si informa, queste situazioni francamente prima di trovarle quando ci vai a sbattere contro con il polibus di emergency non me le sarei aspettate, e per cui c'è veramente ancora tanto da lavorare nel nostro paese, ma anche qua non vedo l'ora che diventiamo inutili, perché francamente non sono problemi, non è giusto che ad affrontare questi problemi siano sia il volontariato sia il terzo settore. Bene se tutti quanti ci diamo da fare per dare una mano a chi oggi ha bisogno,
ma meglio se chiediamo che sia qualcun altro ad occuparsene, lo Stato, perché è l'unica soluzione che può essere sostenibile di lungo periodo, è che lo Stato si pigli le sue responsabilità e che noi diventiamo inutili. Voi sapete che possiamo fare qualcosa stasera, quindi, perché c'è una postazione di emergency all'ingresso dove potete lasciare un piccolo contributo concreto per un centro pediatrico, Maio. Sì, Maio, il centro pediatrico di Maio, che è in Sudan, quello è in campo, è meglio. Profughi, vicino alla capitale Khartoum. Campo profughi abitato da una cifra variabile tra le 400 e le 600.000 persone a seconda dei momenti, dove abbiamo costruito ormai nel 2005 questo centro pediatrico, dove si curano bambini, si fa assistenza prenatale alle mamme del campo, ed è poi ha un bellissimo, cosa c'è? C'è Maio di Sperenza, e poi ha un'altra cosa bella che fa Maio, che anche Maio vuole dire, anche il centro pediatrico vuole diventare inutile. Quante volte l'ho detto stasera, non so. Ma anche al centro pediatrico vogliamo diventare inutile, quindi curiamo ogni giorno gratuitamente tutti i bambini che ne hanno bisogno, ma per evitare di curare il loro fratello settimana prossima abbiamo un programma di medicina preventiva all'interno del campo, per cui all'interno del campo vanno i nostri educatori sanitari in biciclette col megafono a fare lezione ogni settimana in un'area diversa su come si fa a prevenire le principali patologie, quindi vuol dire come puoi prevenire la malnutrizione, cosa puoi cucinare, quegli ingredienti che trovi al mercato per nutrire bene i tuoi figli, quali sono i sintomi delle malattie più gravi che richiedono che tu lo porti immediatamente in ospedale al nostro centro pediatrico, e poi fanno un po' a sentinella per non lasciare indietro nessun bambino, perché tutti i bambini che ricevono, adesso vengono visitati, che ricevono una terapia nel nostro centro e poi devono seguirla durante la settimana e i giorni successivi, lui va di casa in casa a controllare che il bambino in effetti stia seguendo la terapia e che non abbia bisogno di tornare anzitempo al nostro centro pediatrico. Non esiste un'anagrafe di questo campo profughi, poi la gente va e viene. Esiste un consiglio delle tribù che riunisce le diverse tribù presenti nel campo, che è il nostro poi interlocutore a livello istituzionale per il campo. Dopo due anni dall'apertura del centro pediatrico, questo consiglio del campo ci aveva detto: voi sapete che non abbiamo numeri precisi perché qua non c'è l'anagrafe, ma secondo noi la mortalità infantile qua, in base a quello che ci dicono da ogni area del campo, si è dimezzata. E diciamo non si sarà dimezzata meno, ma comunque. Ma perché? Qual è stato l'effetto? Sicuramente le cure di qualità, ma ancora prima semplicemente è stata la gratuità del centro, è stato l'andare in giro a dire nel campo: questo centro è gratis, quindi se ti si ammala un figlio non aspettare, perché nei paesi in cui la sanità pubblica è a pagamento, come quasi totalità degli esempi di paesi in cui operiamo, quando ti si ammala un figlio la scelta non è così semplice, perché se sai che devi spendere per quel bambino lì, devi anche porti il problema di come dai da mangiare agli altri 5, agli altri 6, agli altri 7. Allora tante volte si tende ad aspettare, sperando che guarisca da solo, sperando che migliori, che guarisca, che il problema passi. Molti problemi non passano, anzi ci sono malattie che con 2 euro di antibiotico ti acchiappo, se ti vedevo settimana scorsa ti acchiappavo con 2 euro di antibiotico, adesso non posso più fare niente. Quindi quest'idea del non aspettare, vieni subito, è assolutamente importante. E con questa, e quindi è una cosa che continuiamo a ripetere ovviamente tutti, perché la gente va, la gente arriva nel campo profughi, ma lo stesso fatto che il centro sia gratis e che tutti sappiano che il centro è gratis ha già cambiato la vita degli abitanti del campo. Ed è quindi
centro che ogni giorno fa il suo pezzettino, curare un bambino costa mediamente 12 euro con sanità di base, e questo è il centro pediatrico di Mani, un bel progetto. Dobbiamo attivare delle esperienze concrete noi stasera. Una è aiutare il centro pediatrico di Maio, e sapete come fare. Due, vi abbiamo promesso un gioco, così andate a casa portandovi dietro in tasca, vi mettete alcune parole che adesso tutti insieme tiriamo fuori, dalle quali stare molto in guardia. Una cosa che abbiamo detto a cena non è proprio le parole, ma l'uso dell'indicativo e del condizionale. Mi faceva notare con Cecilia che nel mondo dell'informazione, spesso dei titoli, c'è un diverso uso dei modi verbali. Se a delinquere è uno straniero, indicativo, ha ucciso, ha rubato, ha fatto, eccetera. Se è un italiano, in Italia, negli altri paesi è uguale, comunque uso di casa propria, diciamo così, condizionale. Sembra che avrebbe forse, sempre molto, ce l'abbiamo molto capito. Quindi non è propriamente una parola, ma state all'occhio a indicativo e condizionale, guardate come vengono usati. Poi le parole proprio che ci devono far venire l'orticaria quando le sentiamo. Ne diciamo una per una, poi aiutateci a tirarle fuori perché ce ne sono tante. Una, Cristian. Guerra umanitaria, sì. Cecilia. Bombe intelligenti. Fuoco amico. Poi, dai, ne sapete anche voi sicuramente. Non ho capito. Clandestino. Bella. Altre? Effetto collaterale. Quello dei medicinali forse. Per gli esseri umani non ci sono effetti collaterali. Altro? Musulmani moderati. Non ho capito. Musulmani moderati. Bella questa. Musulmani moderati e praticare. Questo fa proprio venire la scabbia. Ce l'ha attaccato il parole. No, la signora non ha capito. Esportare la democrazia, fantastico. Altro? Missione di pace, che è proprio già una contraddizione in termini. Io ne ho una che ha detto l'anno scorso il ministro della difesa, non credo su 2 anni fa, poi i ministri passano come il ministro Mauro, che definì gli F-35 l'egida della pace. Fantastico, anche avete delle colonne. Va bene. Altro? Israele è stato da imitare. Dipende. No, quella cioè, è l'unica democrazia del Medio Oriente, che è quella che mi ha sempre intrigato. Va bene, adesso abbiamo un po' giocato anche per alleggerire un po', perché effettivamente è altro che orticaria. Quindi comunque queste segnatevele, potete avere a casa e ricordatevele sempre. Vedo arrivare congratulazioni, signorine. Le vallette praticamente, e quindi credo di aver capito che abbiamo proprio finito. Vi ringrazio di averci seguito, ringrazio i nostri due straordinari nascere la pace fra gli esseri umani. Grazie ancora.